Adesso Barbara, ovviamente rimaniamo nel mondo della musica, ma è il mondo della musica curato dall'amico Lorenzo Valeriani, quindi stiamo parlando di... Cori. Paese mio, che ti danti che raro, di niente tu, ma ti bille campagne, n'aria d'oggi che spira dal mare, n'aria fine che vede alla montagna. Stese sopra un colle tutto lieve, ti scopri intorno quasi mezzo mondo, quando a paese a Dolucchi in arrivo, dalla Maiella a sta Giovanni in fondo. Che bella piana, a bassa si distenne, che dicendo colore pare tende. Corre lo fiume in mezzo a esse e splende, nina fasce dispose sete e argente. Pare tocca lucile la Maiella, si spicchi San Giovanni alla marina. Valle e colle, nghe albre e casarelle, forma una cenda, n'ald e nu giardino. E che delle frastiri che inzingande, s'ammiri stu presepe di natur, cong di sole, di verdur e cant, d'acqua, di cille e di lavoratur. Sci bendette terra me paiete, solo che non comprende la bellezza, solo che non conosce lo segreto e solo che non da visto non da prezzo. Lo fuculare me, ninza all'occhio mi stanno fuculare, non l'uomo appeso, non tecchia appicciate, sopra lo cenerale una assettata, tre, quattro intorno e mamma che prepara. Me la ricordo sempre, e riquadrare. Ningue sfischiè lo vento, e gli ingandati stava a sentire le storie delle fate, de nonne e zie, e tante ne mi pare. Mo, tutte morte, na garde chiù lo fuoco, per lo monne n'hai viste de bellezze, eppure mo che mi è rimaste poche, una cosa sola volesse rivedere, nera e buona, ah, lo cuore mi si spezza, lo fuculare della casa me. Allora, tornati in sala ma comodamente seduti, questa volta con il maestro Panfilo Di Matteo, prima dell'ultimo step, degli ultimi brani che ci hanno accompagnato in questa giornata. Maestro, innanzitutto complimenti. Poi quanto è complicato allenare, tra virgolette, questi birbantelli che vediamo alle sue spalle? Questa è una bella domanda. Grazie per i complimenti.
Ci vuole tanta passione, tanta pazienza. Tantissimo. Quando ha pronunciato la parola pazienza ha sospirato un pochettino. Eh sì, perché purtroppo causa mancanza di giovani ci dobbiamo accontentare di quelli che abbiamo. E chiaramente spiegare la musica a una ragazza di 15 anni è una cosa, spiegarla a una di 70 è un'altra. E quindi ci vuole tanta pazienza, prove su prove, però alla fine io penso che quando si fa una serata del genere, insomma, tanta soddisfazione. Tanta soddisfazione, sì. Anche fine, perché sì. Lo possiamo dire, no? A parte che i cantori potrebbero anche risponderle, sì, è vero, noi insomma abbiamo un'età particolare, ad apprendere ci impieghiamo un po' più di tempo, non siamo dei quindicenni, però pure il maestro non c'ha 15 anni, quindi è facile che lui non percepisca la nostra buona volontà nell'apprendimento. Ma questa è una battuta, sì, ovviamente. Sì, sì, sì. Però c'è. Credo innanzitutto un forte attaccamento, una forte passione da parte dell'intera corale, ovviamente del maestro, che indossa dei simboli particolarmente eloquenti, insomma una cravatta con uno spartito, insomma c'è tanta storia dietro, immagino. Questa è chiaramente una cravatta musicale. Mi è stata regalata da mio figlio, che fa il DJ, quindi... Tutto in famiglia. Sì, miglior regalo. Pezzi che hanno fatto la storia del folklore abruzzese, poi, come ci diceva il vicepresidente, grazie ad un'altra maestra, una poetessa direi, soprattutto delle chicche sotto l'aspetto artistico e sotto l'aspetto della tradizione. Allora, noi rispettiamo chiaramente... i pezzi, io non direi vecchi, un po' datati, però sono pezzi che hanno fatto veramente la storia, tipo Mare Nostro, tipo Din Don, tipo Arvì, insomma Vola Vola, cioè sono pezzi che hanno fatto una storia del nostro folklore, chiaramente. Io stesso ho musicato per la poetessa Vigna, ho fatto, non me lo ricordo perché ho perso i calcoli, forse 12-13 canti, sia folcloristici, due ne abbiamo fatti stasera, e anche pezzi di natalizi, sono belli lo stesso, chiaramente, però nell'insieme, ecco, a me personalmente piace mischiare, come si dice, il vecchio e il nuovo. È una sorta di contaminazione, esatto. Possiamo dire, no? Senza ovviamente mancare di rispetto a quella che è la storia. L'acqua che scorre al fiume e porta a valle. Sente.
Quanto è cresciuto questo coro, soprattutto a livello tecnico, e che margine di crescita ancora rimane, maestro? Allora, anche prendendo, diciamo così, no, esempio o facendo un paragone con corali storiche, ecco, quanto può crescere ancora, ma quanto è cresciuto dal momento in cui lei ha preso le redini, la direzione di questa, di questo gruppo? Allora, noi, non mi vorrei sbagliare, ma il prossimo anno facciamo 20 anni. Sì. E, beh, chiaro, l'inizio è stato quello che è stato, insomma, chiaramente per assemblare tutte le voci, tutte le persone, insomma, ci vuole un po' di tempo. Però devo dire che sono molto soddisfatto per l'età che abbiamo, mi ci metto io pure, sono molto soddisfatto del prodotto che cacciamo, diciamo, ogni sera quando andiamo a fare le serate. Certamente il margine, io sono una persona che non dico mai siamo arrivati, assolutamente, sempre una sfida. Perché mi diceva il mio ex maestro di musica, non si finisce mai di imparare, quindi bisogna sempre avere degli stimoli nuovi, canzoni nuove, musiche nuove, per avere appunto lo stimolo di andare avanti e di migliorarsi con le prove e si va avanti. C'è una nota positiva, no? Che evidentemente crea anche una sorta di vantaggio rispetto agli altri. Nel momento in cui anagraficamente l'età è avanzata, si ha più tempo libero per partecipare alle prove, mettiamola così. Ecco, è questo davvero il primo vantaggio, perché poi la passione ti trascina sul palco, casomai si hanno meno impegni, appunto si trova più tempo per allenarsi. Ha notato questa differenza rispetto ad altre situazioni con gruppi più giovani, evidentemente, che poi hanno impegni lavorativi, familiari, l'amore, il sentimento? Sì, è vero, verissimo. Essendo che, insomma, i coristi hanno una certa età, quindi vengono molto molto volentieri, delle volte vengono fanno dei sacrifici, vengono anche quando hanno qualche decimo di febbre, perché appunto per la passione, la voglia di cantare, e diciamocelo sinceramente, questi coristi che sono attempati, non diciamo vecchi, dai, che sono attempati, quello che fanno con il coro folcloristico 20 anni fa non lo facevano, e per loro è uno sfogo maggiore. Assolutamente, questo è importante. L'episodio più bello e l'episodio più brutto, prima di chiudere, per il maestro Di Matteo. Culturalmente parlando, legato al coro, non questo ma anche ad altre vicende. Ma guarda, per me ogni volta che vado sul palco, ormai sono molti anni, per me è sempre una prima volta. L'ansia ci sta sempre. La mia soddisfazione è quando la serata esce bene. Come quella di stasera. Grazie. Grazie al maestro Panfilo Di Matteo per averci regalato davvero tante emozioni. Noi, maestro, adesso l'abbiamo fatta riposare, diciamo così, chiacchierando con noi, però dovrà tornare sul palco per regalarci l'ultimo scorcio, l'ultima parte di questa straordinaria serata qui a Paglieta. Poi, prima di chiudere, un'ultima chiacchierata con chi mette le mani sulla tastiera bianco e nera, su quei tasti meravigliosi della fisarmonica del coro San Giusto Martire, appunto, di Paglieta. Non cambiate canale, rimanete con noi, ancora un po' di musica e poi le ultime curiosità.